Napoli. Sentitelo. Su mia richiesta in quel momento verbale, perché non avevo ancora firmato nulla, il procuratore della Repubblica di Napoli, come risulta dalla lettera di accompagnamento appunto in data 26 maggio, mi ha consegnato il CD-ROM contenente la copia delle informative dei carabinieri. Roma ha messo a disposizione gli atti? No. Roma non ha messo. C'è stata una richiesta formale? C'è stata una richiesta formale, una richiesta, un contatto telefonico da parte mia con il collega Palamara e sì, credo soltanto con Palamara, il quale mi ha detto che non poteva trasmettermi nulla perché l'indagine era ancora in corso. Non c'è nessuna norma che stabilisca che non possono essere messi a disposizione gli atti se non è terminata l'indagine. Ecco, qui vedete che dice, ma me le hanno chieste, mentre a Roma invece non me le ha dati. Ma qui la parte più interessante, dove Borrelli riconosce, lui che ha retto l'accusa, che se avesse avuto più intercettazioni da Napoli, l'avrebbe formulata in maniera diversa, tenendo conto di aspetti fondamentali che sono andati, questo lo dobbiamo dire, purtroppo, definitivamente persi, perché la sentenza c'è stata, perché il danno è stato fatto, perché la Juventus non ha potuto difendersi, perché la Juventus era, io credo anche in buona fede, all'oscuro comunque di telefonate che avevo potuto alleviare la propria posizione. Lo stesso Borrelli, anni dopo, riconosce che in effetti non ha avuto gli strumenti. Scusami Fabio, non si può dire che più che alleviare la posizione della Juve, le altre intercettazioni avrebbero consentito uno scenario molto più completo. Di coinvolgere altri soggetti. Beh, per me avrebbe alleviato la posizione. Però. Diciamo, poteva sia alleviare la posizione, sia dire, beh, era uno strumento più invalso e rendere meno gravi le pene di tutti. Mettiamola così. Sentite questa clamorosa. Qui siamo al Senato, eh? Siamo davanti alla Commissione di Giustizia del Senato. Prego, sentitelo. L'imbarazzo in cui una parte davanti al giudice sportivo si trova, perché soltanto alcune intercettazioni sono state utilizzate nel procedimento. Occorrerebbe che, come davanti al giudice ordinario è previsto che la parte interessata possa aprire un contraddittorio e chiedere che ulteriori conversazioni vengano acquisite in quanto favorevoli o utili per la sua difesa, questa stessa garanzia dovrebbe essere mantenuta anche davanti al giudice sportivo. Allora forse una cautela che bisognerebbe adottare è quella di consentire sì la trasmissione delle intercettazioni telefoniche dal giudice ordinario al giudice sportivo, sempre che non ostino ragioni discrezionalmente valutabili dal procuratore della Repubblica o dal giudice ordinario, ma consentirla soltanto dopo che si è superata quella fase in cui le parti private possono chiedere l'ampliamento del materiale intercettato, perché allora in questo modo si trasmetterebbero non soltanto le intercettazioni accusatorie ma anche quelle utilizzabili per la difesa. Questo mi sembra abbastanza clamoroso, no? Però cioè, scusami, lui dice, io capisco, questa dichiarazione mi sembra, ma questo viene acquisito, no, però mi sembra, no. Scusami, mi sembra che questo intervento di Borrelli sia un intervento, come dire, che dica anche, che segnali anche qual è la deficienza, tra virgolette, esatto, del procedimento sportivo. No, cioè, non è una deficienza, non è una deficienza astratta. E non è da poco. È una deficienza di quel procedimento sportivo. No, in generale. Bastava aspettare che il procedimento penale arrivasse a quel punto. Sì, quando cominciava il campionato? Allora fa come vuoi. Buoni, Melli. Un attimo, lo perdono. Melli e Angelini. Io dico che quello che dice aspetta. È gravissimo. Franco, un attimo. Punto, perché è tecnico. Abbiamo capito la parola di Borrelli, che praticamente Calciopoli è stata fatta sull'Espresso 1 e Espresso 2, perché soltanto sulla informativa, neanche sulle telefonate vere e proprie, ma gli è stata trasmessa solo l'informativa, cioè sull'estratto delle telefonate fatte dai carabinieri. Melli. Io dico che quello che dice Borrelli è gravissimo. Dice sostanzialmente che il processo sportivo è stato largamente incompleto, ha ubbidito a un teorema, quindi io credo che questa deposizione fatta davanti al Senato debba essere acquisita per riaprire il processo sportivo
sulla base di tutto quello che è emerso e che non ha fatto parte del primo processo. Allora Zampini e poi Angelini. Posso dire una... Arrivo. Sì, okay. Allora no, io voglio dire una cosa, questa di Borrelli è l'ennesima dimostrazione, comunque perché qua vedo anche i commenti qua, beh certo le hanno fatte sulle informative, no certo niente, certo niente perché, perché, no, le, informa- no, perché no, le informative dei carabinieri, ti dico questo, Gianluca, erano totalmente errate in punta di fatto, neanche di diritto, in punta di fatto, non c'è niente di più grave, ti dicono la Juventus batte la Sampdoria grazie a quell'arbitraggio e la Juve la perde quella partita. Questa è Calciopoli com'è nata. Io vorrei dire una cosa al volo, scusami, sulle schede svizzere, poi magari se Antonello commenta. Sui tabellini della Gazzetta dello Sport. Anche. Sulle schede svizzere, io voglio dire questo, per gli spettatori che guardano e che sentono dire le schede svizzere alla fine ci sono e questo è quello che viene detto. Ha detto bene Antonello, dipende chi, giustamente dicevano ordine e molla, le schede svizzere ce l'hanno Paparesta, Padre e Bergamo. Quelle sono alcune dichiaratamente date da Luciano Moggi a Bergamo. Non tutte le schede svizzere in giro sono comprate da Luciano Moggi, ci sono delle schede svizzere altre, intestate al figlio, al padre, non so, di De Cillis, che non si sa chi abbia acquistato, scopriremo chi sarà un giorno, ma non è detto che ognuno, altra cosa, De Santis, usa, si riferisce a De Santis in particolare, usa questa scheda svizzera, a un certo punto, mentre sono tutti attentissimi, ci sono la telefonata in imbalzo, a un certo punto comincia a chiamare a manetta, come si dice a Roma, genitori, figli, padri, quindi sentendosi in colpa si vede clamorosa con, con una scheda data a un dirigente sportivo, niente, comincia a chiamare costantemente tutti i parenti e casa con la scheda svizzera. Narducci dice, forse per distrazione, forse così. Altra cosa, De Santis, si dice, gli danno la scheda il 6 gennaio. Da là in poi De Santis fa 2-3 arbitraggi contro la Juventus, Parma, sì, Juventus il 6 maggio, Palermo, Juventus. Quando gli è stato fatto notare questo all'accusa, l'accusa dice sì, perché lei si era svincolato dalla cupola a quel periodo, perché capiva che c'era, c'era un'informativa su di lei. Allora capiamoci, gli danno la scheda svizzera a Luciano Moggi, il 6 maggio, perché gliela danno il 6 gennaio a De Santis, ma da quel giorno si svincola, non è chiara l'accusa, anche questo scopriremo cosa fa con quella scheda svizzera. Ultimissima cosa, scusa, che è la più importante di tutte, per gli ascoltatori, le schede gli arbitri dotati secondo l'accusa di scheda svizzera, lo ripetiamo, hanno con la Juventus una media punti nettamente inferiore rispetto agli altri, e se tu mi dici che sono le partite più difficili, dico che Collina aveva una media nettamente superiore rispetto agli arbitri. Angelini e Rossi, veloci però, Angelini. Allora, la dimostrazione di come questo criterio sia stato usato in questo processo, cioè di andare, se no si doveva cominciare il campionato, quando ci fu lo scandalo passaporti che riguardò tante squadre, che cosa successe? Addirittura dissero aspettiamo la giustizia ordinaria prima, perché nel caso poi che prendiamo le decisioni sbagliate ci apriamo la strada a delle richieste di esarcimento pesantissime, perché infatti poi dopo non fu punito nessuno, perché fu cambiata poi la norma eccetera, sì, fu salvato in qualche modo la situazione. Questa è un'altra cosa. Però ci fu proprio questo attenzionare, dire beh non corriamo troppo noi giustizia sportiva, e invece qui hanno corso a rotta di collo. Rossi, visto che ci state lavorando alacremente in tanti, sì, da 5 anni, risulta che altri che hanno comprato le schede svizzere, come voi sostenete, Branca magari, no? Perché si parla di Branca. No, perché se no lo faccio io il nome. Infatti, se non avete il coraggio. Io non l'ho fatto perché nessuna prova. Bene, è provato. Gli risulta, sì, è provato. Lui è provato. Bene, è provato. Comunque può comprare la scheda svizzera. Non è che compare la scheda svizzera, c'è un altro. È provato che a differenza di Luciano Moggi le abbia date a qualche arbitro. Bene, fermi qui un attimo. Fermi qui. Io voglio solo invitare a casa a contestualizzare, scusate, la gravità di quello che ha detto Borrelli. Perché Borrelli ha detto...